Minuta, Giuseppe, insieme al regista, possiamo dire che è essenzialmente un racconto di formazione questo, di una ragazza che si ritrova da una realtà spostata ad un'altra e questo viaggio comunque la farà crescere. Sembra corretto, sicuramente non si sbaglia se lo si definisce un racconto di formazione. No, nel senso, no, capisco cosa dici, che magari mi hanno proposto una sceneggiatura tratta da più. No, conoscevo il libro, ho avuto un percorso piuttosto regolare e anche molto, sì, banale, cioè, mi sono imbattuto nel libro da lettore, come tantissimi altri lettori dell'Arminuta, evidentemente ci sono cose che poi vibrano. E quindi questo ha deciso che io provassi a proporre a Donatella di accettare di fare il film con me. Per il ruolo, insomma, ti sei calata appunto in una parte molto complessa, un personaggio molto, molto profondo e ti chiedo la prima emozione che hai provato quando hai letto la sceneggiatura. Abbiamo discusso tanto. Io e Giuseppe, perché io ho stranamente posto subito un muro, come quello che pone la madre nei confronti della figlia. Non riuscivo a comprendere quei silenzi, o meglio, li riuscivo a comprendere benissimo. Probabilmente non volevo caricarmi di quel silenzio lì ulteriormente, di quel mondo, insomma, rurale che io conosco, che quei silenzi li ho vissuti, a tratti patiti, e ho dovuto rileggere la sceneggiatura 2, 3 volte per pacificarmi anche con questa donna, perché all'inizio non tolleravo, ero talmente dalla parte dell'Arminuta che non tolleravo le due madri, è stato difficile. Poi, grazie a Giuseppe. No, no, il paradosso in realtà è che questo muro è la cosa che mi ha convinto di più che lei fosse giusta per fare la madre biologica, la madre naturale. E infatti la cosa assurda è che poi quando appunto ci siamo visti, c'era il mio agente, che poi anche l'agente di Vanessa, e ho detto perfetto, è lei, e questa è la cosa incredibile. Ci sono due situazioni che sono contrapposte, cioè il destino da una parte e la volontà. Che rapporto avete con questi due elementi che poi alla fine dominano un po' la vita in generale? Intendi che rapporto abbiamo Non ho noi capito, nella. scusa, non Sì. ho sentito. Destino e volontà, no? Sono due elementi importanti nel film. Che rapporto avete con questi due elementi voi? Ah, noi? Sì. Oddio, io il destino, ci faccio una croce sopra, no, no, non esiste, è una categoria per me inesistente. La volontà è il senso della mia vita. Faccio questo mestiere da tanti anni ed è stata soltanto la volontà a portarmi qui, altrimenti una grandissima forza di volontà. Un po' vale la stessa cosa anche per me, nel senso che così è qualcosa che la volontà a cui provo a essere simpatico, insomma cerco di averne, non sempre ce l'ho, però no, penso la stessa cosa, il destino non so neanche cosa, lo si può definire solo retrospettivamente, Sì. dunque è qualcosa che non riesco, non lo trovo molto utile, diciamo, nel mio approccio alla vita, ma insomma, sì, cerco anche io, insomma, del resto penso, questo vale un po' ovunque, ma chi fa il nostro lavoro deve essere dotato di una buona dose di forza, di volontà, come si dice. Ultima cosa, il film spinge anche a prendere un po' di petto e affrontare la paura, no? Il cinema in questo senso aiuta, è ancora un mezzo potente per far sì che poi, dopo aver visto un film come questo, si abbia anche un pochino meno paura del cambiamento. Sì, è una cosa in cui credo molto questa, non so quanto ci riesca, lette le cronache, viste le cronache di questi nostri ultimi tempi, ho come la sensazione che non è che ci riesca sempre, però è qualcosa in cui credo profondamente. Il cinema è anche conoscenza e la conoscenza è il miglior antidoto a qualsiasi paura. Totalmente d'accordo, cioè, non potrei aggiungere qualsiasi forma d'arte, anche teatro, anche andare semplicemente a vedere una mostra, cioè, fermarsi e osservare la rappresentazione. E poi
Non so se riusciremo a smuovere qualcosa, però è fondamentale, nel senso del nostro mestiere. Grazie, Grazie a te. grazie, grazie.